Molte grazie. È un periodo in cui l'Europa è tornata di moda. Oggi, ad esempio, nella trasmissione di Rai 3 che si occupa di storia, si parlava della fase iniziale del processo di integrazione, ponendo l'accento su una serie di novità storiografiche che sono emerse nel corso degli ultimi anni. Innanzitutto, uno degli elementi che è emerso in questo periodo è che accanto ai grandi padri pubblici, tra virgolette, dell'Europa, De Gasperi, Adenauer e Schumann, esistevano degli altri autori che hanno ispirato il processo e che inizialmente lo hanno guidato. In particolare si faceva riferimento all'apporto fornito da Altiero Spinelli della fase iniziale in cui era un collaboratore di Alcide De Gasperi e che in questa sua veste ebbe la possibilità di inserire nell'ambito di un progetto destinato a far nascere un esercito europeo, stiamo parlando dell'inizio degli anni 50, l'elemento politico fondamentale che era necessario, perché ovviamente ammesso che ci si fosse arrivati, perché ovviamente non ci siamo arrivati in quel periodo, un esercito europeo non avrebbe avuto senso in assenza di uno Stato europeo. E appunto Spinelli fu l'ispiratore del progetto di unione politica che avrebbe dovuto muoversi di pari passo con il progetto della CEP, che peraltro appunto fallì verso la metà degli anni 50. Oggi si riparla di una ripresa della riflessione sulla un'ipotesi di cooperazione nel campo della difesa europea, però il momento storico fondamentale in cui era possibile raggiungere questo obiettivo fu appunto nella metà degli anni 50. Questo è un primo elemento. Un altro elemento che in questi anni è emerso e che è stata messa in luce la funzione cruciale svolta dal manifesto di Ventotene in questi anni. E voi sapete, ad esempio, sapete, se la cosa non vi è sfuggita, che qualche settimana fa, in occasione di un incontro che si è tenuto appunto nell'isola di Ventotene, dove nel 1941 fu lanciato il progetto della Unione politica europea da parte di Spinelli e da parte di altri confinati antifascisti, si è appunto messo in evidenza come l'ispirazione iniziale, a cui tra l'altro tre uomini di Stato in quel periodo hanno fatto un omaggio, la Merkel, Hollande e il nostro primo ministro Renzi, portando appunto di fiore la tomba di Spinelli a Ventotene, l'ispirazione del progetto della Unità Europea era radicalmente differente rispetto allo sviluppo che poi concretamente ha avuto il processo di integrazione europea, che come sapete è fortemente limitato per quanto concerne l'assenza di democrazia europea piena, per quanto concerne i diritti dei cittadini europei, e si limita semplicemente alla imposizione di alcune regole ferree che riguardano l'economia e lo sviluppo dell'integrazione di mercati. Nell'ambito delle ragioni che ci spingono a rivisitare il tema europeo, indubbiamente vi è la fase di crisi che attraversa attualmente il processo di integrazione. Con la certezza che la causa della fase attuale
del processo di crisi che attraversa l'Europa comunitaria riguarda appunto la limitata portata della integrazione economica europea. Voi sapete che dopo questa primissima fase prettamente politica, che ha attraversato il processo di integrazione europea all'inizio degli anni 50, in assenza di risultati tangibili e col fallimento del progetto di Unione Politica Europea, ci si avviò sulla strada del della cosiddetta integrazione funzionalista, a cominciare dalla CECA, vale a dire dalla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Sulla base dell'ispirazione fornita da Jean Monnet, un altro dei grandi padri non pubblici, nel senso che non era un uomo politico, era un consigliere del principe, Jean Monnet, si decise di effettuare un lungo percorso trasversale in direzione dell'Europa politica che anche lo stesso Jean Monnet aveva in mente, vale a dire la creazione di esperienze di integrazione economica che nel corso del tempo avrebbero reso poi più semplice il trasferimento del potere politico dal livello nazionale a livello europeo. Fu appunto iniziato il processo di integrazione economica europea, dopo la CECA si ebbe la Comunità Economica Europea e partì tra poco sono 70 anni, l'anno prossimo ci sarà il 25 marzo appunto il 70° anniversario della firma dei trattati di Roma, e nel corso di tutta una lunga fase i paesi europei diedero vita ad una cooperazione sempre più stretta nel campo della integrazione economica. L'obiettivo iniziale fu quello di eliminare gli ostacoli agli scambi, in un secondo tempo si affrontò la cosiddetta fase dell'integrazione positiva, vale a dire una volta eliminati gli ostacoli, non tutti peraltro, agli scambi, ci si propose di creare delle istituzioni economiche europee comuni, in particolare si puntò alla creazione del mercato unico, del mercato interno, rafforzando ulteriormente il processo di liberalizzazione commerciale, e poi si decise di completare il processo di integrazione economica attraverso la creazione della moneta unica. Vi fu un lungo dibattito circa l'uovo e la gallina, vale a dire circa il fatto che l'integrazione monetaria dovesse essere il risultato del processo di integrazione economica oppure dovesse essere un primus, un'esperienza di integrazione parziale che avrebbe dovuto poi spingere l'integrazione politica a svilupparsi nel senso della democrazia europea. In particolare i due grandi paesi che hanno guidato e tentano ancora oggi di guidare con scarso successo, devo dire, il processo di integrazione, ossia il tandem franco-tedesco, su questo fronte erano molto divisi. Secondo gran parte dell'intelligenza anche tecnica tedesca, l'ipotesi era quella della cosiddetta del cosiddetto Kronenung, vale a dire l'integrazione monetaria avrebbe dovuto essere il risultato, il coronamento, per usare un termine italiano, del processo di integrazione europeo, quindi prima economico. Prima quindi si trattava di approfondire il processo di integrazione economica e solo al termine di questa fase sarebbe stato possibile creare una moneta europea. La Francia, viceversa, propendeva per l'altra ipotesi, di
ipotesi di dar vita immediatamente a un'esperienza, sia pure parziale, di integrazione monetaria, con l'obiettivo poi di spingere i paesi europei in direzione della cessione di sovranità politica che avrebbe potuto poi consentire il passaggio alla democrazia europea. Inutile dire che ebbe da meglio l'ipotesi francese. Viene sintetizzata in un detto di un economista francese dell'epoca, Jacques Rueff, un esponente della classe politica francese che faceva il consigliere di De Gaulle, che diceva: l'unificazione europea sarà monetaria o non sarà. Perché questa seconda opzione ebbe la prevalenza? Sostanzialmente a causa, prima di tutto, della funzione di traino del processo svolto dalla Francia nel corso di tutti questi lunghi anni, perché la Germania, nonostante sia poi diventata un gigante economico, ha comunque la tale di origine di aver scatenato due guerre mondiali. E poi per il fatto che la Francia ha sempre svolto una funzione di traino, anche sotto il profilo della ideazione. Ci sono ad esempio degli studi storici relativamente recenti che hanno messo in luce come addirittura alcune delle denominazioni che sono state poi utilizzate per individuare le istituzioni che sono state create, la Commissione Europea, il Parlamento Europeo e così via, risalgono come ideazione all'esperienza dell'integrazione monetaria di due secoli fa, alla Unione Monetaria Latina, che fu avviata grazie appunto alla leadership francese. E poi soprattutto era necessario giungere all'integrazione monetaria allo scopo di mettere a frutto tutte le possibilità offerte dal mercato interno, perché appunto con la moneta unica si riducevano i rischi, si aumentavano i traffici, e questo avrebbe dovuto preludere ad una fase di lunga crescita europea. Ci fu un primo tentativo di giungere alla moneta europea, che si conclude con un insuccesso nel corso degli anni 70. Il processo poi fu ripreso una ventina di anni dopo, e questa volta attraverso un'ipotesi di costruzione di istituzioni intermedie che avrebbero dovuto agevolare l'Unione Monetaria, si arrivò a quella Unione Monetaria che oggi abbiamo di fronte, quella che era la nascita dell'euro. Sotto il profilo strettamente tecnico, le condizioni di successo di un'unione monetaria sono ampiamente note. Esistono fiori di ricerche sia nel settore della scienza economica sia nel settore della scienza politica che mettono in evidenza quali sono le condizioni perché si possa creare una moneta comune. Accenno soltanto a due grandi teorie. Da una parte abbiamo la teoria cartellista della moneta, che in sostanza dice: quando la moneta è ormai svincolata da un contenuto reale, come capitava due secoli fa quando c'era il contenuto aureo oppure di argento, la garanzia di una moneta è data dalla garanzia offerta dallo Stato. Sotto questo profilo è evidente che questa teoria ci dice che non è possibile creare una moneta europea senza uno Stato europeo, punto. Quindi non si fa molta strada per quanto concerne
l'elaborazione delle fasi intermedie. Più problematica e più ricca è invece la teoria sviluppata dagli economisti, la teoria delle aree monetarie ottimali, che in estrema sintesi dice che una moneta può diventare moneta unica, non comune, ma unica, di un gruppo di paesi quando è in grado di evitare dei grossi sacrifici, fra virgolette, ai paesi che compongono le varie regioni che fanno parte di questa unione monetaria. Questa espressione, evitare grossi sacrifici, è un'espressione del linguaggio corrente per evitare di addentrarci negli aspetti di natura strettamente tecnica. In buona sostanza diciamo che la condizione tecnica perché un'unione monetaria possa funzionare e che esistano dei trasferimenti automatici di risorse fra le regioni componenti. Trasferimenti di risorse automatici. Oggi sappiamo che il nostro paese è colpito da una grave emergenza dell'Italia centrale. È evidente che la produzione di queste regioni è destinata a calare drasticamente. A questo punto, in maniera automatica, si attivano dei trasferimenti di risorse a favore della regione colpita da questo che intende il decreto, si chiama uno shock asimmetrico. Nel senso che automaticamente lo Stato trasferisce più risorse, per esempio ai disoccupati, da una parte e dall'altra, immediatamente la pressione fiscale nei confronti di queste regioni si riduce fortemente. Non è perché sappiamo che è stato deciso da parte del governo di evitare di raccogliere le imposte almeno fino alla fine dell'anno. Attenzione! E questo avviene in maniera automatica, attraverso l'esistenza di un bilancio comune, che nel nostro caso è il bilancio dello Stato italiano. Bene, perché esista, sotto il profilo strettamente economico, un'unione monetaria funzionante, è necessario che ci sia uno strumento analogo, ossia che esista un bilancio europeo dotato di sufficienti risorse, non di quattro soldi, e c'è un bilancio europeo, che però ha un peso visibile, meno dell'1% della ricchezza aggregata di tutti i paesi europei. E senza discussioni, in maniera automatica, risorse a favore del paese, della regione che si trova in fase di difficoltà. Ci chiediamo, esiste un bilancio europeo di questa natura? No. Esisteva nella fase in cui, attraverso il trattato di Maastricht, si descriveva l'insieme di istituzioni che avrebbero dovuto, nel corso del tempo, creare l'euro? No, non esisteva. Allora, era semplice prevedere che presto o tardi l'unione monetaria incompleta, perché manca questo elemento centrale, sarebbe entrata in crisi. E fiori di economisti, che non sto a citare adesso nel dettaglio, avevano previsto questo. Fra questi vorrei citarne soltanto tre, senza dare il nome, se poi qualcuno lo desidera posso anche dare il nome di questi economisti. Tutti economisti anglosassoni che appartenevano all'insieme delle opzioni teoriche di questo secolo. Voi sapete per esempio che esiste una guerra di tipo teorico fra i keynesiani e i neoclassici,
Ecco, indipendentemente da questa divisione di scuole, tutti questi economisti che adesso vi cito erano concordi nel dire che l'unione monetaria non avrebbe funzionato. Uno in particolare, appartenente alla scuola keynesiana, diceva: attenzione, perché se noi rinunciamo alla politica del cambio, vale a dire al fatto che un paese che si trova ad attraversare una fase di difficoltà può, se ce l'ha, modificare il proprio tasso di cambio, e questo in una certa misura può essere utilizzato per rendere più facile il passaggio verso una nuova fase di crescita. Per esempio, attualmente la Brexit, forse non vi sarà sfuggito che non c'è stata la catastrofe che era stato previsto in termini economici, però la lira sterlina si è deprezzata di circa il 16%. La Gran Bretagna è un paese sovrano, non ha rinunciato alla propria moneta perché non è andata a far parte dell'euro. Il fatto che la sterlina si deprezzi può costituire, anche qui in certe condizioni particolari che sarebbe troppo lungo spiegare, a rilanciare ad esempio le esportazioni inglesi, quindi a rendere meno pesante le conseguenze della scelta suicida che ha fatto la Gran Bretagna di isolarsi dal mercato unico di 500 milioni di consumatori, qual è il mercato europeo. Allora, questo economista diceva: attenzione, perché se rinunciamo ad avere il tasso di cambio, allora dove si scarica la crisi economica? La crisi economica, non potendo scaricarsi sul cambio, perché il cambio non c'è più se un paese rinuncia alla propria moneta, si scarica sul mercato del lavoro. Ci saranno molti più disoccupati, e aveva ragione. Poi c'era il padre di tutta la scuola neoclassica dagli anni 50 in poi, questo lo posso citare, Milton Friedman, che diceva: attenzione, il progetto della moneta europea è un progetto illusorio sotto il profilo economico, perché appunto si rinuncia a tutta una serie di elementi che consentono di uscire da una fase di crisi. È un progetto di natura politica, però attenzione, perché in occasione della prima grande crisi, queste cose le scriveva negli anni 70, verso la fine degli anni 70, Milton Friedman, ci sarà la prova del fuoco per vedere se effettivamente funziona oppure no l'unione monetaria, e prevedeva che a quel punto un progetto che era nato per accelerare l'unione politica si sarebbe trasformato in un ostacolo in direzione dell'unione politica. E poi ce n'era uno, catastrofista estremo, di attenzione, perché presto o tardi quella che noi oggi diamo per scontato, che è il più grande risultato storico che per adesso ha prodotto l'integrazione europea, ossia il mantenimento della pace in Europa. Noi per fortuna la guerra non ce l'abbiamo qui in Europa, ce l'abbiamo disgraziatamente in Magia, ma non in Europa. E quindi questo obiettivo rischia di essere vanificato. Ci sono alcuni nemici della moneta unica che traggono spunto da queste analisi per dire: ecco, era previsto che l'euro non funzionasse. Però appunto dimenticano questi nemici dell'Europa, e anche qui ci sono dei nomi che non voglio fare, perché rischierebbe una querela da parte di un professore associato di economia che opera nell'Italia centrale, di cui non voglio fare il nome, che ritengono che a questo punto convenga tornare indietro.
vale a dire, convenga che i singoli paesi rinuncino all'euro e ciascuno riacquisti la propria sovranità monetaria. Cosa si può rispondere rispetto a questo quadro? Gli economisti federalisti, fra virgolette, ce ne sono stati tanti economisti federalisti anche in Italia, Papa Schioppa è stato uno di questi, che cosa pensavano? Erano ignoranti? Non conoscevano la teoria economica? Certo che la conoscevano, però facevano un'altra ipotesi. Facevano l'ipotesi che in presenza di una crisi i paesi europei sarebbero stati costretti a fare dei passi in avanti in direzione delle istituzioni che mancavano alla Unione Monetaria. Questo è parte avvenuto, però è avvenuto stravolgendo completamente tutto il processo, nel senso che sino alla grande recessione, così è nota in letteratura, che è quella appunto negli anni 2007-2008, sino a quel periodo si faceva l'ipotesi che il passaggio verso la creazione di queste istituzioni comuni sarebbe avvenuto nell'ambito del sistema comunitario nel suo complesso. Voi sapete che il sistema comunitario soffre di una grave mancanza, non è del tutto democratico, non è che sia antidemocratico per eccellenza, nel senso che comunque chi prende le decisioni, e sono i governi, e sono lì sulla base di un processo nazionale e democratico, per nostra fortuna. Però la democrazia europea in quanto tale è molto, molto limitata. E allora accade che il sistema comunitario, con tutti i suoi limiti, ma anche con i suoi pregi, perché ha anche dei pregi il sistema comunitario. Per esempio, vi siete accorti che negli anni recenti la Commissione europea è meno chiusa nel chiedere ai diversi paesi, tra cui l'Italia, di seguire i dettami dell'austerità? Sì, è decisamente una istituzione di tipo politico che tiene conto di questi elementi. Avrebbe dovuto, ad esempio, qualche mese fa sanzionare la Spagna, sanzionare il Portogallo che non rispettavano completamente i parametri europei. Non l'ha fatto perché era una fase in cui non c'era il governo spagnolo, eccetera, eccetera, ed era inutile cedere in rigore. Bene, questo sistema è stato completamente messo da parte. Chi è che oggi gestisce la crisi dell'euro, che è in parte superata, però non è del tutto superata, può ritornare da un momento all'altro. Oggi i giornali italiani mettono in evidenza che la differenza dei tassi di interesse tra quelli che riguardano i titoli italiani e i titoli tedeschi è nuovamente in ripresa. Ebbene, questo sistema comunitario, che ha, ripeto, dei limiti, ma che è anche dei pregi, è stato messo da parte e si è rilanciato il sistema intergovernativo. Il sistema intergovernativo che per definizione è un sistema antidemocratico, nel senso che col sistema intergovernativo intorno ad un tavolo
non ci sono i rappresentanti della Commissione, i singoli commissari europei, no, ci sono i singoli paesi. E secondo voi, se intorno a questo tavolo da una parte c'è la Merkel con Schäuble, il suo ministro terribile dell'economia, e dall'altra c'è la Grecia, chi è che ne esce con le ossa rotte? Bene, questa è l'origine della crisi, anche di natura politica e istituzionale, e continua questa deriva di tipo intergovernativo. Se qualcuno qui si illude, mi ha visto dal nostro primo ministro, di poter trarre vantaggio da questa unione, da questa esperienza intergovernativa, è uscita la Gran Bretagna, subito l'Italia è entrata a far parte del tridente, accanto alla Merkel e accanto a Hollande c'è anche il nostro Renzi, salvo poi a distanza di qualche settimana dall'incontro di Ventotene minacciare il veto. Una cosa incredibile che il nostro primo ministro si sia permesso di minacciare il veto, perché è l'elemento centrale su cui si basa la differenza fra ciò che è oggi l'Europa, una cozzaglia di paesi che nella migliore delle cose formano una confederazione, e una federazione democratica che è quella verso la quale, in base all'ispirazione di Spinelli, dovremmo andare. E quindi si è messo in moto un processo di disgregazione che adesso non sto a descrivere nel dettaglio, ma che viene sintetizzato nel titolo di questa conversazione di oggi pomeriggio. Ci sono delle pressioni interne ed esterne che vanno in direzione della disgregazione, da una parte la Gran Bretagna, dall'altra l'atteggiamento anti-europeo e antidemocratico, sono gli ispiratori della cosiddetta democrazia illiberale della Ungheria, della Polonia, che nei confronti dell'emergenza degli emigrati alzano delle barriere e creando una frattura all'interno dell'Unione Europea, rispetto alla quale secondo me l'Europa oggi non è in grado di reagire come ha reagito per tempo in passato, quando ad esempio un esponente del partito filonazista austriaco entrò a far parte del governo e immediatamente in quel periodo la Commissione Europea fu in grado di sanzionare questo comportamento. Ultimo elemento, in questo contesto la democrazia europea è sempre meno presente, anzi con l'esempio che ho fatto circa la prova di forza che c'è stata fra la Germania da una parte e la Grecia dall'altra, è risultato evidente, attenzione, questa mia affermazione può sembrare molto forte, che la democrazia nazionale oggi è conculcata all'interno dell'Unione Europea. Se qualche paese, a meno che non sia un paese di stazza importante, di stazza superiore almeno a quella dell'Italia, la Francia, la Germania, non segue il mantra del comportamento corretto sotto forma di continuazione dell'austerità e così via, se tutto ciò non avviene, non si tiene conto del volere espresso dai singoli parlamenti. E allora, c'è un politologo economista che ha studiato questi argomenti, si chiama Rodrik,
ha messo in evidenza come col procedere dell'integrazione economica a livello internazionale, questo è un discorso che in una certa misura può valere anche per quanto concerne la globalizzazione, e l'atteggiamento che alcuni paesi hanno nei confronti dei grandi progetti di liberalizzazione degli scambi a livello internazionale. Nella misura in cui appunto il processo di integrazione anche a livello globale procede, gli spazi per le democrazie nazionali sono sempre più ridotti. E allora l'alternativa è o rinunciare definitivamente alle democrazie nazionali, oppure trasferire la democrazia dal livello nazionale in cui oggi è presente al livello europeo. Questa in sintesi è il contenuto della mia relazione. Poi, se qualcuno lo desidera, nel corso del dibattito potrò fornire altre indicazioni anche per quanto concerne il Brexit, dove c'è una novità che risale ad oggi. Non so se avete visto, l'ultima novità è che l'alta corte inglese ha deciso che la decisione di scatenare un processo di uscita nella Gran Bretagna deve passare dal Parlamento di Westminster. Peccato che il Parlamento è contrario. Quindi vedremo. Grazie per l'attenzione. Grazie moltissimo al professor Franco Frausello per questa bellissima analisi molto